Ciao, io sono Lara e ti do il benvenuto o bentornato sul mio canale. Oggi ti parlo monograficamente di un tema che ho già trattato in lungo e in largo, ossia le donne nel mondo, nell'industria del fumetto. Buona visione! Mi è capitato fin troppo spesso di sentir dire che il fumetto è una cosa per uomini scritta da uomini e non credo ci sia bisogno in realtà del mio contributo nel dire che ciò è assolutamente una fandonia, ma mi sento di poterti dire alcune parole al riguardo. Buttando giù un elenco che io pensavo essere relativamente veloce delle autrici che a me piacciono molto, è venuta fuori effettivamente una lista piuttosto lunga di nominativi, di varia nazionalità, di varia estrazione, insomma un sacco, diciamo, estrazione sociale, diciamo genericamente. Però ho pensato di parlarti in particolare di alcune di queste autrici. Ora ti dico due nomi a caso, cioè cominciamo a entrare un attimo nel vivo. Se io ti parlo di fumetto italiano, per esempio, non posso trascurare tutta una serie di nomi che ultimamente sono molto importanti nel fumetto contemporaneo. Ti faccio due nomi a caso: Vanna Vinci con la sua Bambina filosofica, piuttosto che Lorenza Di Sepio, di cui ti parlo talvolta, che ha scritto Sempoli Madama. Davvero, sono tanti i nomi. Te ne faccio un altro: Silvia Zicche, particolarmente famosa per tutto il suo contributo fatto in casa Disney e per il suo personaggio satirico, chiamiamolo Lucrezia. Ora, voglio dire, io ti ho detto tre nomi a caso, primo perché sono i primi che mi sono venuti in mente, secondo perché credo siano relativamente noti, ma ti dico, sono davvero molti i nomi già solo nell'industria italiana. Io ti parlo di industria non tanto riferendomi, voglio dire, a grandi macchinari con ciminiere che sputano fumo, ma riferendomi genericamente a un macchinario piuttosto complesso, come è effettivamente un'industria editoriale, quale è quella del fumetto. E quindi ti voglio dire che davvero sono moltissimi, ripeto, i nomi coinvolti, ma voglio partire parlandoti un pochino di più di alcune delle autrici che io conosco forse un po' meglio e che forse mi hanno anche portato nel vivo del mondo del fumetto in alcune delle sue sfaccettature. Io leggo fumetti da parecchio tempo ormai, ovviamente tutto relativo considerando che l'età che ho, però comunque parecchio tempo. E nel mondo, per esempio, del fumetto orientale, io sono stata introdotta solo da autrici femminili. Tra l'altro, io sono stata introdotta al mondo del manga da una donna, quindi voglio dire, per me è una cosa piuttosto consolidata. Quindi non ti dico cose che mi sono inventata oggi sul momento. Una delle prime autrici, che in realtà è un gruppo di autrici, che io ho incontrato, per esempio, in questo mondo, sono state le Clamp. Le Clamp, per farti capire, hanno scritto cose come Reyhardt, hanno scritto cose come X, come volumi unici quali Rex, storie magari un po' meno famose che parlano di elfi, per dire, come RG Veda, eccetera, eccetera. Hanno un parco titoli veramente molto corposo, proprio perché erano un collettivo, mi pare di 5 autrici, che poi ha cambiato un elemento o due, una volta c'è stato un uomo, insomma, hanno avuto un buon numero di variazioni, insomma, fino ad arrivare comunque ad essere forse fra il gruppo di autrici più famose dell'industria giapponese in Italia, perlomeno. Tra l'altro, gruppo consolidato anche nel sollevante, voglio dire. Queste autrici in realtà sono fra le cose forse più canoniche che puoi immaginarti di vedere nel mondo dei manga, cioè il classico mento spigoloso, il classico caschetto imbarazzante sugli uomini con tanto di frangetta, il fatto che i personaggi fra loro si assomiglino abbastanza, le foltissime ciglia che presentano i loro protagonisti anche quando siano appunto uomini, il fatto che arricchiscano le loro storie con due o tre caratteri che io trovo abbastanza ricorrenti, eccetera, insomma hanno un tratto distintivo piuttosto forte che ha dato, credo, l'illusione a molte persone che tutte le storie di tutti i manga, insomma, siano disegnate allo stesso modo, cosa assolutamente ovviamente non vera, ma che ovviamente, come dire, è riconducibile a tutta una serie di caratteri ricorrenti, questo sì. E diciamo nel disegno, chiamiamolo tradizionale, quindi quello più consolidato, effettivamente molte cose ci ricordano le Clamp, proprio perché le Clamp hanno preso a piene mani da altre tradizioni, ma poi tanti altri hanno preso appunto spunto dalle Clamp. A distanza di anni ti posso dire che le Clamp con me non sono invecchiate benissimo, ma ci sono tutta una serie di autrici che invece sono invecchiate molto meglio nella mia mente, diciamo. Una di queste, per esempio, tanto per dirti un altro nome, è Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi ha scritto tantissimi volumi, alcune storie a volume unico, alcune miniserie, ma credo sia particolarmente famosa per le sue serie più lunghe e più famose, cioè Lamu, cioè Ranma Mezzi, chiamiamolo, cioè Inuyasha, cioè Misone Koku. Queste credo siano le sue storie più famose, più il recente Rin, che a me per la cronaca non piace granché. Trovo che sia un po' una reimpastata di sue storie precedenti. Ad ogni modo, Rumiko Takahashi è forse una delle mangaka più famose che abbiamo perlomeno edite in Italia e credo sia del tutto meritata, ovviamente, questa fama.
Inuyasha è uno dei primi manga che abbia mai preso in mano, quindi voglio dire, sono cose di cui ti parlo, che per me sono relativamente remote, ma che ricordo piuttosto bene. E andiamo, secondo me, a fare un elenco, se vuoi, anche molto lungo di mangaka e di autrici in generale del Sollevante, quindi diciamo anche per esempio della Corea, a me piace molto Lee So-young, per esempio, che hanno effettivamente, come dire, un buon riscontro anche di pubblico, proprio perché in alcuni casi hanno scritto storie anche pensate per lettrici come loro, quindi per altre donne. Vedi, per esempio, appunto il fatto che alcune autrici di shoujo, diciamo, propongano molto spesso storie scritte da donne un po' per il pubblico femminile. Ti faccio un altro esempio, Matsuri Ino, mi pare si chiami, se non mi ricordo male, l'autrice di Vampire Knight. Ebbene, anche lei scrive una storia che effettivamente è ricca di azione, è ricca di altre cose, ma sicuramente ha per esempio, un forte comparto romantico, eccetera, eccetera. Questo non è un aspetto che io guardi tantissimo nei fumetti che vado a cercare e in generale nelle storie che leggo. Quindi non ti so dire esattamente, come ti posso dire, non sono un'esperta di questo genere di storie, però non dimenticarti che, per esempio, Fullmetal Alchemist è scritto da una donna, The Gray Man è scritto da una donna. Voglio dire, non ci sono solo storie della serie Abbracci e Stelline scritte da donne, anzi, è semplicemente, come ti posso dire, più facile che alcune donne abbiano deciso di scrivere per altre donne, per altre ragazze, eccetera, o comunque per un pubblico un pochino più delicato, forse, proprio perché è ovvio che alcune persone che amano un certo tipo di cose le vogliano ritrovare anche nelle storie che vanno a scrivere. Se ci pensi, soprattutto in un paio di epoche nella storia del fumetto c'era proprio una mancanza di un certo tipo di storie, c'erano un sacco di botte da orbi, ma c'erano un po' meno storie, magari un pochino più riflessive. Ecco, diciamo tutto a livello molto generico, ti potrei fare esempi un po' più specifici, ma qua il tempo scorre e sai cosa ne penso, cerco di fare video più brevi quando posso. A questo punto l'elenco qui mi porta altrove, ma vorrei ancora dirti che alcune delle autrici di cui parlo più spesso, cioè Ayazawa e Kaoru Mori, per dire, credo siano due splendidi esempi di donne che scrivono storie adatte ad un pubblico estremamente neutro. Quindi davvero non rifacciamoci solo i luoghi comuni, le donne scrivono un sacco di storie e non è detto che le scrivano necessariamente per altre donne. Questo credo sia abbastanza consolidato, ma io lo dico lo stesso perché non si sa mai. Andando avanti, un altro volume di cui ti ho parlato, invece parlando di pubblico e di scrittrici americane, è stato Il Castello di Linda Medley. Se mi segui da un po' ti ricorderai forse di questo volume. Edito Comma 22 in Italia e propone la prima parte della saga più grande del castello. In realtà, come dire, il primo blocco lo puoi leggere già separatamente, quindi ha già senso comprare il volume di Comma 22. Storia che a me è piaciuta molto, storia che parla, come ti avevo detto altrove, di donne barbute, di circo, di castelli, ovviamente in senso proprio da concezione medievale, quindi con la loro corte, tutte queste persone che ruotavano intorno a questo microcosmo che era il castello. Quindi sì, c'era il signorotto, ma anche tutte le persone che gli ruotavano attorno e che di fatto facevano girare l'economia. Quindi anche questo, per esempio, altro splendido esempio di donna che scrive una storia decisamente adatta a tutti, una storia che fra l'altro ti consiglio, anche ben disegnata, mi piace molto il suo tratto, eccetera. Ti ripeto, tanti nomi sono quelli che ho scritto, però io ogni tanto pesco quello di cui mi sento di parlarti un pochino di più. Tra l'altro si può parlare di componente, diciamo, femminile, parliamone così, non solo parlando di chi ha scritto la storia, di chi ha disegnato la storia, di chi ha colorato la storia, di chi ne ha fatto le copertine, eccetera, ma ti posso parlare anche di una donna che, per esempio, ha segnato me come lettrice, cioè Karen Berger. Karen Berger non è che sia la mia vicina di casa, non è che io la conosca e che ti possa dire una brava donna, per dire, però è stata la persona dietro, la persona al timone, forse, di molte delle storie della Vertigo, o Vertigo se preferisci, che hanno fatto veramente di me un'editrice diversa. Io ti parlo sempre di Sandman, ma ti parlo anche di altri titoli, Vertigo, che devono a lei molto, secondo me, proprio perché lei era, diciamo, il direttore artistico, era, diciamo così, di quelle testate. Diciamo, il prodotto rifinito che è uscito da quella casa editrice era veramente di qualità molto alta e lo continua ad essere, per come la vedo io. Infatti, il fatto che sia passata di Image non mi stupisce, proprio perché ti ho detto altrove che io trovo che Image stia lavorando molto bene. Quindi, voglio dire, si parla di donne particolarmente importanti in molti campi diversi del fumetto. Nel fumetto italiano, nel fumetto internazionale, abbiamo una buona componente di autrici nella tradizione franco-belga, una
forse enorme componente nella tradizione invece orientale, che ti ho detto ancora, ma ti dirò altre autrici. Kaori Yuki, per esempio, un'altra autrice che a me piaceva tantissimo, che anni fa leggevo davvero molto volentieri, che ha scritto cose tipo Angel Sanctuary, tipo Godchild, volumi unici, serie a parte, insomma, ha scritto un sacco di cose ed è particolarmente famosa per il suo tratto, particolarmente fine, particolarmente ricco di particolari, arricchisce ogni tavola di un sacco di cose, ma ha un tratto sfuggente, sottile, ripeto, talmente ricco a volte da risultare un pochino confusionario. So che alcune persone non gradiscono questo. Quindi ti voglio dire, ci sono davvero tanti nomi che io ti potrei fare, che ti ho già fatto, e altri che probabilmente non mi sono venuti in mente e di per cui mi mangerò le mani. Però davvero in ogni tradizione geografica, in ogni tradizione, in ogni tempo anche, possiamo collocare diverse donne che hanno fatto la storia del fumetto e che la faranno e la stanno facendo tuttora. Quindi non diciamo scempiaggini. È ovvio, e questo non mi nascondo e non sarò io a dirti il contrario, è ovvio che come tante altre industrie c'è una componente maschile particolarmente forte. Ci sono un sacco di autori famosissimi che hanno plasmato la storia del fumetto. Io ti parlo sovente di Will Eisner, ti parlo sovente di Neil Gaiman, di Alan Moore. Questi sono tutti grandi uomini che hanno fatto la storia del fumetto, ma questo non vuol dire che non ci siano altrettante donne che possono avere una componente molto forte. Tanto per dirne un altro di cui ti parlo piuttosto spesso, Persepolis, che ha cambiato per molti versi la storia del fumetto, che ha introdotto, poi ha dato, diciamo, il via ad altre opere come quelle tipo Pyongyang, per capirsi, come opere di graphic journalism, come si suol dire ultimamente. Ecco, Persepolis della Satrapi, per esempio, ha fatto tanto in questo senso. E la Satrapi ha scritto, fra l'altro, altre opere che hanno avuto particolarmente successo, tipo Pollo alle prugne, tanto per dirne un altro. Quindi, voglio dire, tante donne sono state importanti, sono importanti e penso saranno importanti, e probabilmente ci saranno altri nomi, molti più nomi secondo me per il futuro. Tanto per dire un'altra cosa, così te ne dico un'altra, nei webcomic che io seguo tuttora e che quelli che io cerco di scoprire di volta in volta, ci sono un sacco di autrici che a volte non sono state pubblicate in cartaceo, per esempio, e hanno provato a riciclarsi online e gli è andata bene. Tante autrici che propongono qualcosa di diverso, tematiche della comunità, ripeto, cosiddetta delle minoranze per cosa? Preferenze sessuali, religioni a cui si appartiene, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Davvero tante storie che mi hanno colpito, anche, ripeto, online, nel pubblico emergente, eccetera. Quindi è ovvio che, ripeto, che io ti abbia parlato di quello che mi è venuto in mente in questo momento. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ovviamente, se hai qualsiasi autrice di cui ti va di parlare nei commenti, sai che trovi me, sai che mi fa piacere condividere queste cose con altri. Se invece pensi che, come dire, alcune delle autrici di cui ho parlato sono cose, persone che piacciono anche a te, cose di cui ti senti di parlare, insomma, sai dove mi trovi, mi farà solo piacere. Quello che volevo fare io non era ovviamente cambiare il mondo in chissà che modo, ma mi ha fatto piacere parlarti di alcune autrici che fra l'altro a me piacciono molto, non ho fatto alcuno sforzo, ma per una volta evidenziare il fatto che sì, sono effettivamente autori di fumetti. A me piace molto usare il neutro, qualora esistente, quindi io ti parlo di autori, mi riferisco a te con, diciamo, fra virgolette, il neutro, con il tu, eccetera, però questo non vuol dire che io non abbia ben presente che c'è tutto un discorso da fare in questo caso e mi piace molto pensare che non sia un mondo di cose rosa e di fiorellini, eccetera, ma possa essere un mondo tanto variegato quanto tutti gli altri mondi possibili e immaginabili. Con questo io ti saluto e ci vediamo alla prossima!